Mister Barbieri, benvenuto. Ritorni a Montebello, tu che hai una lunga tradizione. Un 3-3 con questa squadra praticamente del tuo paese. Che partita hai visto? Allora, una partita tanto bella e tiratissima. Emozionante perché rientro dopo 6 anni di fermo con gli amici, con mio figlio, con una serie di cose particolari, dunque ed emozionanti. Bella tirata che poteva essere risolta da tutte le angole parti con un episodio, con qualcosa che non c'è stato, perché sono stati bravi anche i portieri negli ultimi minuti a chiudere quello che poteva essere un vantaggio di una della squadra di casa con noi. Bella, bella tirata, speriamo che sia sempre così, ed è infatto, veramente. La Serie D torna anche a essere un campionato dove ci sono tantissimi piedi buoni, in varie squadre, anche ad Arzignano, ma anche in questi Lasi, perché appunto c'è tuo figlio, ma ci sono anche altri piedi buoni che poco c'entrano con questa categoria. Sì, mi sto rendendo conto che anche dalle voci, dai rumors, che sarà un campionato lungo come l'anno scorso, che ho fatto l'ultimo mese e mezzo con i ragazzi qui, e adesso ho visto veramente un salto di qualità anche Montebello, così vicino, ho visto veramente della gente con una tecnica di calcio 5 di DNA. Grazie, ci vediamo al ritorno. Mister Martinelli, iniziamo da inizio anno, dopo l'ultima parte di C2, felici di averti qui. Grazie. Una squadra che rispecchia come eri tu quando giocavi, o sbaglio? Beh, il mood principale è attaccare e intensità. Voglio disegnare una squadra con le mie caratteristiche, con la voglia del gioco che ho, la tipologia di gioco che ho. Quindi dare il 100% tutta la partita e andare per salvarsi. Oggi un pareggio importante con un Illasi molto coriaceo. Cosa prendiamo di buono in vista della prossima settimana, quando c'è già la corazzata Arzignano? Di buono prendiamo sicuramente carattere, anche perché i ragazzi non hanno una grandissima esperienza, quindi devono crescere, e sono contento della voglia che hanno messo. E stiamo imparando bene i movimenti. La cosa che mi è piaciuta tanto è proprio il carattere e la voglia di combattere fino all'ultimo minuto. Anche se i ragazzi si conoscono molto poco, hanno già dimostrato un grande spirito di gruppo. Beh, è uno dei fattori principali, diciamo, delle mie squadre, di quello che voglio delle squadre. Il gruppo fa la differenza, è uno sport di squadra, è uno sport di gruppo. Se il gruppo va, la squadra vince, la squadra gioca. Ultime due parole, in attesa che arrivi anche l'altro compagno di reparto, questo Mario Consolaro, anno 2005, che ne pensi? Beh, fantastico, una sorpresa impressionante ancora dall'anno scorso, ragazzo d'oro, ha veramente dei margini altissimi. Gli auguro di non giocare più con noi, ma giocare a grandi categorie, perché se lo prenderemo sotto l'ala, gli darò quello che posso segnare della mia esperienza e spero che faccia una grande carriera.